Buongiorno. Emozione, gioia, consapevolezza, questi diciamo i sentimenti di coloro che si sono vaccinati contro il coronavirus in questo V-Day, così è stato diciamo etichettato il giorno in cui ci si vaccina appunto per la prima volta in Italia contro il coronavirus. Vaccinazione attivata anche all'ospedale San Donato di Arezzo, uno dei 12 in Toscana. Qui si sono vaccinate 45 persone, ai nostri microfoni le prime tre che sono tutte donne. È lei, Martina, un assistente sanitario, la prima vaccinata contro il coronavirus in provincia di Arezzo. Assieme a Martina si sono vaccinate anche un'infermiera ed un medico del 118. Ovviamente una fortuna, una gioia. E sono stata fortunata perché, al contrario di alcuni miei colleghi, non mi sono ammalata in questi mesi e quindi, insomma, diciamo, oltre ad essere un dovere etico, professionale, vaccinarsi è davvero anche una fortuna, perché sicuramente questa giornata fa sperare tutti in un cambiamento. Ho visto che c'è una preparazione nell'aspirazione del vaccino dalla fiala e un pochino di tempi di attesa anche dopo averlo fatto. Al contrario di un vaccino normale che vai, lo fai e poi andare via, con questo abbiamo dovuto aspettare almeno 10 minuti per vedere se ci fossero delle eventuali reazioni. Il vaccino arriva a meno 80, quindi è per questo che... Un virus ghiacciato, un vaccino ghiacciato, sì, per questo che ha questi tempi di preparazione un po' più lunghi. Quale sarà allora il messaggio che vorrete lanciare per chi ancora deve ricevere questo vaccino? Sappiamo, ricordiamo che è un vaccino gratuito ma non è obbligatorio. Esatto, per ora non è obbligatorio, cerchiamo di essere qui e di dare il buon esempio a tutti affinché si possa vaccinare il maggior numero possibile di persone. Ci è stata data questa opportunità e quindi, di fronte ad una pandemia, penso il messaggio sia quello di vaccinarsi e cercare di risolvere al più presto il tutto. Presente all'ospedale San Donato di Arezzo l'assessore regionale alla sanità, l'immunità di gregge ci dice prima di settembre non potrà essere raggiunta, quindi c'è da fare ancora tanta attenzione. Guardate, insomma, una copertura di gregge non l'avremo prima del prossimo settembre, ecco, e quindi su questo bisogna da una parte far funzionare bene la campagna di vaccinazione, ma dall'altra mantenere in funzione tutta la filiera del contrasto, diciamo, alla diffusione del coronavirus e soprattutto il rispetto rigoroso delle regole. Insieme agli operatori sanitari saranno vaccinati anche operatori ed ospiti delle RSA. L'obiettivo è l'RSA sia per gli ospiti che per il personale. Disponibili le dosi, cominceremo da subito con delle equip specifiche, con personale sanitario che ad hoc si recherà a controllare e a effettuare la vaccinazione.